Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del Pantodon bucolzi, altrimenti detto pesce farfalla. Il Pantodon bucolzi, altrimenti chiamato pesce farfalla africano, deriva dalla famiglia dei pantodontidi e in natura ovviamente lo troviamo nei bacini e negli stagni africani, Nigeria, Chad, Camerun e anche Congo e Camerun. Il Pantodon bucolzi ha un corpo assolutamente compresso ai fianchi e piatto sul dorso e sulla testa. Ha una forma convessa sul ventre. La bocca è grande, con numerosi denti, la mascella inferiore è prominente e rivolta verso l'alto. Gli occhi sono strutturati in modo tale da poter vedere in alto, ma anche in basso nello stesso momento. La pinna dorsale è corta, molto arretrata sul dorso, le pinne pettorali invece sono molto grandi, simili ad ali, che tengono in genere ben aperte e che hanno la funzione di spinta verso l'alto, al di fuori della superficie dell'acqua per predare al volo gli insetti presenti sopra la loro testa. Inoltre, contribuiscono a mimetizzare il pesce facendolo apparire come una foglia morta che galleggia in superficie. Le pinne pelviche hanno i raggi molto allungati e filamentosi, la pinna caudale è lunga e con raggi allungati. Il colore della livrea è verde-marrone sul dorso e sui fianchi, con riflessi argento e punti e striature di colore violetto e giallo sul ventre. Le pinne sono di colore viola, vivido o marrone, punteggiate da piccoli punti marroni violetto che formano strisce trasversali sulle pinne pettorali. Il pesce farfalla è un pesce potenzialmente molto aggressivo e predatore, però di fatto è un pesce anche crepuscolare, quindi che mangia durante le ore notturne. Questo prevede il fatto che quando non è in attività e quindi non è in caccia, sia molto ritirato e non aggredisca durante le ore di luce. La sua aspettativa di vita, in condizioni ottimali, è di circa 5-10 anni. Il Pantodon bucolzi è abituato in natura a vivere in stagni o paludi dalle acque acide e ferme e durante le ore diurne si affiderà all'ombra e ai nascondigli derivati dalla vegetazione. In cattività, quindi nei nostri acquari, dovremo ospitarlo in acquari almeno di 100 litri e almeno di un metro di lunghezza per dare la possibilità di nuotare in maniera abbastanza libera. Inoltre dovrà essere privilegiata una folta vegetazione di superficie ed una scarsa illuminazione. Si consiglia di utilizzare vasche chiuse perché potrebbe saltar fuori. Il Pantodon bucolzi inoltre è utilizzato da molti acquariofili per il suo aspetto particolarissimo, ma non è adatto a tutte le vasche, sia per le dimensioni che può raggiungere, sia per il suo carattere molto aggressivo. Infatti tenderà a mangiare tutti i pesci più piccoli. Si sconsiglia quindi di ospitare un pesce farfalla dove abbiamo guppi, piccoli altri pesci come caracidi o neon, cardinali e quindi tutti i pesciolini di piccole dimensioni. Inoltre è un pesce molto grande e ha delle pinne molto importanti, quindi si sconsiglia la convivenza con i cosiddetti pesci mangiatori di pinne, tipo ad esempio i barbus. Le uniche specie che possono convivere con il pesce farfalla sono quindi quelle che occupano spazi diversi, come ad esempio il Corydoras, i Pelvicachromis, i Nanochromis parilus, il Ctenophoma e il Phenacogrammus. Il Pantodon bucolzi è un pesce oviparo e depositerà le sue uova nell'acqua e verranno fecondate. Dopo 3-4 giorni dovrete avere cura di rimuovere i piccoli avanotti nati per non farli predare dagli altri pesci. Maschi e femmine sono molto simili, l'unico elemento che li contraddistingue è il bordo superiore della pinna anale, dritto nelle femmine e convesso nei maschi. Il Pantodon bucolzi è un pesce assolutamente carnivoro e in natura, come nel nostro acquario, tenderà a predare insetti che trova sul pelo dell'acqua, facendo anche dei notevoli salti. In acquario possiamo fornire cibo surgelato oppure insetti come mosche, moscerini, ragni oppure naufili di Artemia salina. Con molta pazienza possono essere anche abituati a mangiare cibo secco in fiocchi, ma che galleggi però, perché tutto ciò che andrà sul fondo non verrà mangiato. Le dimensioni massime che può raggiungere un pesce farfalla sono dai 10 ai 15 cm. Il livello di nuotata, in superficie ovviamente, range di temperatura ideale fra i 24 e i 30 gradi Celsius,
il range pH da 3.6 a 7.5 e il GH range da 3 a 10. Se volete acquistare un pesce farfalla africano, il prezzo a esemplare sarà circa 5-10 euro. Per maggiori informazioni e per un articolo più dettagliato su questo argomento, visita il sito www.aquascapinglab.com. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Ti invito a mettere mi piace e a commentare qui sotto per ulteriori informazioni. Iscriviti al nostro canale per altre novità. Grazie!